Una giornata proficua, anche se faticosa, è iniziata come sempre col primo volo delle 6:50, anche se ieri sera la giunta è finita sul tardi e poi abbiamo fatto come sempre alle 2 di notte. Il primo incontro è stato al Ministero dell'Economia con Fabrizio Barca, Grisolia, che sono alti dirigenti di Tremonti, e abbiamo affrontato la tematica del precariato degli enti locali, i famosi 22.500. La dimensione del problema, ma anche le ragioni che ci stanno alle spalle, mi fanno dire che si continua a lavorare perché il problema si risolva e si deve risolvere. E anzi, dobbiamo approfittare di questa emergenza, di questa difficoltà, per risolverlo definitivamente, stabilizzando questi 22.500 e sottraendoli, come dire, alla logica delle proroghe, se volete anche al ricatto delle proroghe, stabilizzarli una volta per tutte. Abbiamo spiegato che non si tratta di gente precarizzata assunta ieri, si tratta di gente che sta negli enti locali da 20 anni, da 15 anni, da 10 anni. Abbiamo spiegato che in fondo non si viola il patto di stabilità perché la gran parte del denaro che serve viene fuori dalla regione, come abbiamo dimostrato ieri, trovando copertura finanziaria per oltre 300 milioni al relativo disegno di legge. Quindi chi ha detto fino ad oggi che la regione va a Roma col cappello in mano per chiedere soldi, non sa di che cosa parla, è stupidino. Pur di fare del danno alla propria regione, alla propria gente, dice sciocchezze. Poi chiaramente c'è il problema della nuova assunzione, perché non essendo, cioè, trattandosi di proroghe, scade un contratto e se ne fa un altro. Facendosene un altro si tratta di nuove assunzioni. Formalmente è così ed è questo, come dire, un problema da superare. Vedremo di impostare una soluzione sul piano regionale, cioè della nostra legge, così come c'è un altro problema che è quello del 50%, oltre il 50% della spesa nei comuni che è destinata al personale. Anche questo è un problema che va risolto, come dire, impostando questa spesa come se spesa del personale non è, perché in fondo è stato un input di carattere sociale che ha fatto iniziare questi rapporti di collaborazione. E quindi, come dire, siccome stiamo lavorando entrambi, il governo nazionale e noi, per ritrovarci sul piano appunto di una via che ci consenta di risolvere questo gravissimo problema, sono convinto che, appena arrivato, già ne abbiamo parlato con i dirigenti regionali competenti. La settimana prossima, martedì o mercoledì al massimo, vedremo di definire una linea comune con il Ministero dell'Economia, in maniera tale che poi l'Assemblea regionale, mi auguro nel più breve tempo possibile, approvi un disegno di legge che però contenga delle norme che ci sottraggano al giudizio negativo che viene dato alla Sicilia da tutta Italia, e cioè che abbiamo troppi precari, e cioè che sprechiamo il denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo incamminarci su un binario di efficienza, di riduzione della spesa pubblica e di livelli standard di personale rispetto alla popolazione. Peraltro abbiamo spiegato che la gran parte degli organici sono vuoti, perché molta gente è andata in pensione, è valsa la norma sul blocco delle assunzioni, per cui possiamo integrare le piante organiche dei comuni, degli enti locali, con questo personale che una volta per tutta entra, dovrà fare qualcosa di produttivo, si dovranno prevedere degli strumenti di aggiornamento e di riqualificazione. Io credo che anche qua, come dire, potremmo appunto finalmente intraprendere una via virtuosa che al tempo stesso ci consenta di avvalerci di questo personale e di aggiustare le nostre cose.